ritrovato un'altra volta sul mio canale. Allora, oggi aspetta, che giorno è? Cioè, sto a capire niente, mi sto attrezzando, sto a fare dei cambiamenti e sta diventando sempre più difficile per me ricordarmi le cose. Al di là del fattore voce che magari percepisci poco, ma è abbastanza diversa rispetto al solito. Allora, 13 gennaio, 13. C'è chi dice che porta sfiga, c'è chi dice che porta fortuna sto numero. Allora, buona domenica a te che mi guardi, buona domenica se mi stai a guardare dal televisore, buona domenica se mi guardi dal tavolo, col cellulare, beh insomma, da dove ti pare, buona domenica. Argomenti di rasatura ne abbiamo trattati tantissimi fino adesso, ne abbiamo parlato di tantissime cose e come preannunciato ieri il canale subirà delle piccole variazioni, delle piccole modifiche. Rintroduco nuovamente la programmazione settimanale che mi sembra la cosa più giusta e più consona secondo me. Credimi, non mi riesco a sentire dalle mie orecchie come parlo, è una cosa veramente bruttissima. Vabbè, ma andiamo avanti. In tanti mi scrivete, in tanti mi chiedete. Allora, oggi cerco in qualche modo, in qualche maniera, di unire l'utile al dilettevole. Allora, tanti mi chiedono, come al solito, perché è giusto che sia così, ma come inizio? Che cosa mi conviene comprare? Che non mi conviene comprare? Quanto è difficile portare avanti una rasatura tradizionale fatta a casa? È semplicissimo. È la cosa più semplice che esista al mondo, se no non l'avrei fatta neanche io, perché se fosse stata così complicata non l'avrei potuta portare avanti. Allora, scusami, ma questo è un supplizio proprio, veramente un supplizio. Allora, io stamattina vado a riutilizzare, per un discorso anche di praticità e di velocità, anche perché te lo dico subito, sono quasi mezzogiorno meno un quarto, e là mi sta aspettando risotto con gli scampi, quindi c'ho anche abbastanza fritta per poter andare a mangiare, però a te non ti interessa, io sono d'accordo con te e c'hai ragione. Allora, per praticità e comodità oggi riutilizzerò razzoline. Per tutti quegli amici che mi continuano a chiedere ma come va, come non va, ve lo rifaccio vedere un'altra volta. Mi raccomando che nel prossimo video non userò lui, ma utilizzerò un rasoio che ho messo per tre anni in cantina, sta nella mia, chiamiamola così, rubiamo un attimo sto termine qua, nella mia cantinetta, e sta lì ogni tanto mi guarda. Non è che mi sorrida più di tanto, sia perché magari l'ho abbandonato un pochetto, sia perché non c'ha una faccia tranquilla. Allora, banda alle ciance, ieri sera t'ho parlato pure delle lamette, le Claude, col simbolo, col disegno, con l'iconografia di Bruce Lee. Allora, andiamola a vedere perché sta cosa è veramente veramente interessante. Allora, aspetta, scusa, apriamo così. Cioè, io sono andato subito in trip appena l'ho visto, aspetta, fammi un po' vedere tutte quante. Ok, solo una presenta una cosa che già mi fa un po', non dico storcere il naso, ma mi fa un attimo pensare. La carta interna tirata su così, ma sicuramente è un difetto il macchinario che le fa, l'ha fatta un po' a cavolo di cane. Eccolo qui, tac, aspetta, e sì, questa è stata incartata male, però vabbè, non fa niente, perché l'importante è che la lama sia, spero, mi auguro efficiente. C'è chi mi ha detto che un amico che l'ha provato dice tagliano poco, mi sembrano abbastanza morbidine, non mi sembrano dure. Eccole qua come si presentano, sono super stylish, quindi potrebbero andare bene sul mio viso. Mi trovo molto bene con le stylish, non ci riesco, è più forte di me, non riesco a entrare nella logica che questa oggi è la mia voce, non ci credo. Cioè, una settimana che sto così, è un supplizio. Allora, bene, perfetto, semplice, montato sul rasoio, il rasoio è pronto, come vedi, come puoi ben notare. Adesso che ci manca il sapone, che ieri non te l'ho fatto vedere, già ti ho detto che utilizzerò poi per fine rasatura questa colonia turca, la utilizzerò come aftershave a 60 gradi, quindi voglio dire, una bella botta percepirò. Ti ho detto che utilizzerò la ciotola turca, tanto per cambiare, che ti devo dire, ci ho messo l'acqua calda e la ciotola rimane molto 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 a temperatura, quindi secondo me è un acquisto molto sensato. Ti faccio vedere il pennellino che ho ritirato fuori, è un silver tip fatto da Art Razor,
l'amico che fa i rasoi a mano libera, eccolo qua, che bel fondello che c'ha, bellissimo. E quindi oggi cercherò di farmi una barba gustosa. Premetto, il sapone che ho individuato, che tanto lo conoscerai, l'avrai visto un miliardo di volte, se non lo monti bene tende a essere vaporosino. Hai capito che sto a parlare? Manca capito mi esce, cioè non me... tu devi vedere la... aspetta, la maglietta, hai capito? Allora, ho individuato il tabac, sì, perché qualche cosina la sento, si sposa bene con questa colonia. Tabac ne abbiamo parlato tantissime volte, pure per te che, giustamente, ritornando al discorso che devo comprare, che non devo comprare all'inizio, tabac lo trovi anche nei supermercati, è un sapone duro, tosto, legnoso, nel senso che è duro come una mensola della libreria, però c'è il sistema, pennellino che c'ha l'acqua calda, ce la butti un pochino dentro, un filino, e lo lasci per un minutino così ad ammorbidirsi. Tanto nel frattempo devi passare per barba, quindi non c'è problema. Quindi per te che inizia, la prima cosa che devi comprare, io lo dico sempre, non mi stancherò mai, supermercato, acqua e sapone, Carrefour, quello che ti pare, Wilkinson Classic, spendi poco e vedi se vale la pena. E poi dico, vai sui commerciali tranquillamente e vedi se la rasatura ti piace. Il tabac sta intorno a una decina, ventina d'euro, dipende a seconda di dove lo compri e dove lo trovi, il prezzo può variare, però ne vale la pena, è un must have anche il tabac. Profumo, molti dicono tabaccoso, beh insomma, secondo me c'è anche qualche puntina floreale, secondo me. Allora, altra cosa molto importante è il prebarba ti aiuta, se non conosci la mette o stai cambiando rasoio, beh il prebarba sicuramente ti aiuta. Ci stanno tante differenze tra prebarba in crema e prebarba in gel. Quello in crema è abbastanza più secco e serve ad ammorbidire un po' più il pelo. Quello in gel ti aiuta a far scorrere di più la lama. Mamma mia, bocciaccia che mi trovo! Sto a fare la figura di quelle proprio cos'è, quelle brutte, delle quali mi vergogno profondamente. No, te volevo vedere, trovare il prebarba, quello della cosa, ma non lo trovo e vado con il mio consueto amico fedele, sì, perché ce lo mette, scusami, perdonami, no, ecco, l'ho trovato, oggi ho voglia proprio, te lo dico spassionatamente, ho voglia del proraso bianco. È stato uno dei primi prebarba che ho utilizzato e uno dei primi prebarba che è quasi finito. Si è ingiallito un pochettino, perché purtroppo utilizzandolo poco ne risentono. Dopo un po' cominciano a perdere il loro perché. Altra cosa fondamentale, bella idratata il viso come se deve, ma proprio come se deve. Che alla fine vedrai che io, se non esco da questa situazione dove la voce non ce l'ho più, parlerò piano piano come Don Vito Corleone. Quindi ti parlerò così e tu non capirai niente, capito? Terribile questa situazione, no? Da che c'è una colpa, poi magari nel video si sente pure discretamente bene, ma io me la sento proprio fiacca, moscia, una cosa che non si può vedere. Sai che io ho visto tanti barbieri mettere ettolitri, ma proprio ettolitri di barba in viso alle persone e sinceramente non ho capito il perché così tanto. Cioè, maschere proprio di prebarba. Vabbè che non è che costa tantissimo, però ti serve un barattolo al cliente. Parlo un po' come Titti, eh? Oggi c'ho sta cadenza. Volevo fare la cadenza un po' più maschia, più virile, visto che c'è Bruce Lee che mi sta guardando. Allora, il massaggetto è importante. Ah, che brutta sta cosa, però già sento il nodo, più lo vado a massaggiare più sento resistenza da parte del pre, e questa è una cosa che a me mi ha fatto sempre ragionare un pochino. Ah, vedevo un po', impasta un pochetto. Allora, andiamo a vedere se il tabac ha preso, vediamo anche la capacità della ciotola stessa. Vedi, ha cambiato leggermente colore. Io vado proprio a lavorare là sopra,
Anche perché per me il silver tip, qua lo dico, qua lo ridico, tende a mangiare un po' il sapone, quindi la schiumata in viso sarà leggermente inferiore rispetto a quella che potrebbe fare un maiale. Secondo un punto di vista mio, secondo me, vedi, faccio tanti giri quando il sapone è duro, perché vado a caricare il più possibile il pennello di sapone, perché se ti fa solo la schiumetta, vabbè, è normale, tutti i saponi fanno la schiumetta, pure le saponette per le mani, però più insisti è meglio. Ok, perfetto, buon profumo però Tabac, c'ho sempre questo ricordo legato a Tabac, che c'è sto marrone, non so se te, magari ti ricordi bagni anni 70 che erano quasi tutti marroncini. Allora, eccolo qua. Aspetta, io sto a spiare. Io te spio. Eccolo qui. Sembra che ho preso giusto quantitativo. Serve un po' d'acqua. Vediamo un po'. Ui. Adesso mi riattrezzerò anche con le riprese del montaggio stesso, che è da un po' che manca. Beh, questo è stato un periodo molto molto intenso per me, quindi, però visto che oggi è domenica, ho tutta la famiglia della che mi sta aspettando, anzi che stanno in silenzio, io ho tassativamente obbligato il silenzio, che già parlo così, eccola qui, ciotola effettivamente che vale tantissimo la pena di avere. Soprattutto te la puoi portare in vacanza. Questa veramente, male che va, se si acciacca, spinge dall'altro lato, ecco lì che ritorna come era prima. Ci avevo pure cucinato, No, a parte i scherzi. Però mi sembra che questa deriva dalla cucina. Deriva dal fatto che in Turchia viene utilizzata, mi sembra, per mangiarci lo yogurt, una cosa del genere, se non ho capito male. Allora, un piccolo difettuccio della Tabac, che è buonissima come profumazione, è che tende sempre a creare una schiuma vaporosa. Quando è vaporosa c'è il rischio del sapone stesso che si secchi in viso, che sia poco idratato e che sia poco anche, tra virgolette, come dico sempre, protettivo. Profumo però, cioè, te fa viaggiare proprio. Aspetta, ci metto un po' più d'acqua. A me purtroppo il silver tip mi dà sempre questa sensazione di metti leva, sembra che io ogni volta che passo il pennello scopro, guarda, allora qua non va bene, da quest'altra parte pure, vedi, sembra quasi che vada a levare sempre il sapone. Il manico è carino, certo non è proprio ergonomico, però è carino. Sembra quasi che rimane un po' troppo secchetta. Che dici? Panna montata? Il progresso sotto, nonostante ciò sia tè e avena come profumazione, quindi una profumazione molto delicata, molto piacevole, contiene il mentolo, quindi senti l'effetto fresco sul viso. Però Tabac c'è un altro gran bel vantaggio, la senti molto molto scivolosa, molto, per quello che può fare. Allora vediamo un attimo Bruce Lee come va. Lo sai che io non dico niente fino a che non ho portato via tutto, eh? Ok, scorrevolezza del sapone, come detto, come sai da che te ne accorgi se il sapone ti aiuta a far scorrere bene il rasoio, diciamo così, da quanto è grasso.
che te mangi? Non male. Non male. Oh. Mossi che si ragiona. Beh, effettivamente ci ho azzeccato col problema sul bianco, eh. Certo, non è la stessa profumazione, te l'ho detto, però si mischia bene. Perché tendere la pelle? Perché se tu tendi la pelle, quando il rasoio passa non fa la classica onda, nel senso non va a spingere lui e avere più difficoltà nel taglio, quindi sposta la pelle, sposta, taglia il pelo, quindi gli offre una superficie piana dove il pelo esce in maniera migliore. Credimi, mi sto vergognando per la voce, ma proprio tanto, eh? Ma tanto proprio. Sembra una cosa stupida, ma è così. Certo, bello il baffo mezzo bianco. Non ci lamentiamo, su. Certo, questo effettivamente, se mia moglie mi guarda qualche volta, posso pure. Guarire da questa situazione brutta. A posto. L'impressione ancora non te la do, non te la do l'impressione, perché fino a che non ho fatto il contro non te riesco ad essere preciso. Nel frattempo qui un pochettino si è mantenuta, l'unica cosa è che la reputo un po' troppo asciutta, e quando è un po' troppo asciutta a me non mi fa impazzire. Aspetta, un po', tanto mo viene tipo acqua, ma va bene, perché nel secondo passaggio meno c'è meglio, nel senso deve essere più idratata, anche perché la pelle è molto più sensibile, appunto perché già ha subito il primo taglio, quindi il primo, guarda, ne sembra tipo il devio luce delle macchine, non lo metti la freccia. Anzi, io direi che nel secondo passaggio, quando hai già tagliato, fare i movimenti rotatori potrebbe darti un pochetto di piccolo fastidio. Io cerco di analizzare un po' tutto quello che potrebbe succedere anche a te quando te radi, perché spesso e volentieri mi scrivete: ah, mi sono massacrato, mi sono rovinato. Perché il contropelo comunque sia è una fase un po' più, diciamo così, un po' più pesantina.
Quanti picchi sta a fare danni? Perfetto. Azzarola, sono riuscito a fare una cosa che non ci riuscivo mai. Gonfia le guance perché così vai a stendere da dentro la pelle, quindi fai sempre quel discorso che ti dicevo prima, come quando tu la tiri, per la stessa identica cosa. Di là partono pernacchioni che finiscono più. No, ma tranquilli, eh. Vedi? Ecco qua, bello liscio. Oh, mazza è roba. Mazza è robetta. Porto via giusto qui. Allora, mo sì che ti posso dire come sono stellamente. Beh, stellamente effettivamente non sono male. In profondità ci vanno tranquillamente. Certo, non come una Feather, non come una Permasharp, ma ci vanno. Il piacere di taglio è alto. Vedi, come puoi ben notare, basta il semplice passaggio del rasoio, guarda, senza che mi amputo. Vedi? Taglio c'è e come, vanno più che bene, sono abbastanza morbide ma giuste per il razzorine. Le dovrei provare anche adesso, che ne so, sugli altri. Allora, aspetta che io qua c'ho sempre un po' di piccola difficoltà nella finitura. Che poi questo è il lato che sembra più magro, capito? Sembro, perché poi alla fine è tutta una scena. Ecco qua. Che vale più della vita? Devo uscire un attimo l'acqua calda. E il tabac è rimasto, è vaporosetto, sì, però ti posso dire che per quanto riguarda la scorrevolezza, sì, vale la pena, vale veramente la pena avercelo. Ciotola turca veramente è stata un ottimo acquisto, ma veramente ottimo pure lei. Un po', allora, non mi sembra di avere grandi fonti di irritazione sul viso, quindi questo fa presumere che il taglio sia stato veramente 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 delicato, delicato e piacevole. Sì, normale, sono liscio, eh? Liscio. Allora, concludiamo questa bellissima sbarbata con sto coso Kanzu.
Kanzuk, colore al tabacco, becca questi spicci, porta a casa. Ricorda un po' l'odore del dei Pinot, no? Quel leggero talcato, però con quella base sotto del tabacco, chiamiamolo così, dai. Certo che 60 gradi in touch se fanno sentire, eh? 60 gradi se fanno sentire tutti. Mamma mia. Mo esco da qua, mia moglie mi dice, dove sei stato? In Turchia? Ah, 60 gradi si sentono. Ah, però è stata una bella esperienza, al complesso. E il tabacco, se ti capita, compralo perché vale la pena. L'unico neo che ha questo tipo di sapone, per non parlare della crema, perché la crema per me, detto proprio francamente, non monta benissimo. L'unico neo è quello che crea sta schiuma abbastanza vaporosetta, e se non ne carichi il giusto quantitativo, quindi ti fermi soltanto a quei pochi giri di pennello, ti viene troppo asciutta. Se la monti bene, fai il giusto mix, quindi calibri sia l'acqua, carichi bene l'acqua che il sapone, ti fa scivolare il rasoio. Ecco, mi sei aperto il mondo. Te piasse, ma ha preso a pizze estremamente. Mi hanno preso a pizze. Beh, effettivamente sì, abbastanza buone, dai. Stanno un gradino a me, ma provo 3-4 gradini sotto le Permasharp, eh? Non sono male. Però effettivamente qua mi ha smandrucchiato, eh? Tira pure il gabbiano. Ma rovinato qui sotto. Vabbè, sono piccoli taglietti che possono andare via tranquillamente con il famosissimo allume di Rocca, che ancora non mi sono portato a casa. Ce ne metti, ma proprio un goccettino, eh? Eccolo qua. Oh, vedi? Massaggetto così. Allume di Rocca, che è anche un antibatterico, soprattutto un antibatterico, si usa addirittura come deodorante. Ti ho detto tutto. Quindi, amico caro, se ti è piaciuto, lascia un mi piace. Se non ti sei iscritto, iscriviti. Se vuoi, c'è anche il gruppo Facebook, si chiama Baffi e Manubrio. Se vuoi, seguimi su Instagram, o se no, fa come ti pare. Detto questo, io, amico mio, ti auguro una buona domenica, tanto sicuramente avrai già pranzato, quindi ti auguro una buona serata, una buona mattinata se è lunedì, e noi ci becchiamo alla prossima. Mi raccomando, da metà settimana, cercherò di far iniziare la programmazione dei miei video. Oh, qualsiasi domanda, scrivi qua sotto. Però è meglio ancora se mi scrivi magari su Facebook o su Instagram, che se riesci a rispondere meglio. Una buona domenica, buoni acquisti e buone sbarbate da Luca. Ah, alla Bruce Lee, non so come faceva, però sì, lo so come faceva, però non riesco a imitarlo, posso mettere così, ascio. Però vedi, allume Rocca, subito, passato, finito, ciao!